È tempo, è ora, smash! È tempo, è ora, Sakura! Salve a tutti gente, bentornati a Sakurai! Oggi continuiamo a parlare di possibili DLC per Smash Ultimate, continuando dalla lista che ho qui sotto mano. Come ho detto alla fine dello scorso video, cominciamo da Shantae. Chi non la conosce Shantae fra di voi? Qualcuno non la conoscerà. È una... non saprei come definirla. È una... avventuriera? No, vabbè. È una ragazza mezza umana, mezza genio. Non mentalmente, ma proprio la creatura fantastica, fantasy, mitologica, il genio. E viene da una serie di, chiamiamoli, action platformer. Giochi indipendenti fatti da Way Forward. Diciamo, l'ho vista menzionata molte volte e in questa lista che ho io è abbastanza in alto, se è subito dopo gente come Sora e Gino. Ho giocato a The Pirate Curse, mi è piaciuto molto, e ho giocato a Half Genie Hero e mi è piaciuto un pochino meno, devo dire. L'ho trovato abbastanza derivativo e... se non sbaglio è stato finanziato tramite un Kickstarter e non so perché mi aspettavo un livello di cura maggiore per un gioco del genere, mentre non c'è stato, e quindi infatti pensavo The Pirate's Curse aveva dei problemi di traduzione e roba del genere, e pensavo fossero dovuti appunto al fatto che avevano un budget ristretto, ma anche dopo essere stati finanziati da appunto dai fan non c'è stato, direi, un netto miglioramento, almeno io non l'ho notato. Sì, hanno ambito di più con la grafica, ma a livello di qualità generale del gioco, varietà che proponeva e roba simile, non mi ha convinto granché, quindi non penso che prenderò altri giochi della serie. Poi ho scoperto che il gioco nuovo esce a pezzi, che già non mi piace con i giochi lunghi, figurati con un platformer di 10 ore. Che può durare di più, chiaramente, se fai il 100%, ma... e appunto, dopo averci giocato, cioè, è un bel gioco, è un gioco soddisfacente da giocare, come lo sono la maggior parte degli action platformer e dei Metroidvania. Quelli fatti bene perlomeno, è un gioco soddisfacente, ma di per sé parliamo strettamente di merito, perché fan favorite penso che lo sia abbastanza a questo punto, magari non ai livelli di Sora, ma subito dopo, diciamo, la fan favorite di serie B, possiamo definirla, che non è brutto. E il merito, allora, di certo a livello di fama è conosciuta, sì, diciamo così, forse è fra i personaggi indipendenti più ricorrenti, che hanno cameo in più giochi, anche se il primo io direi che è senza dubbio Shovel Knight, e sono contento che ci sia lui come assistente in Ultimate, perché e che sia stato lui a fare breccia per gli indie nel almeno... Alcuni di voi possono considerare l'aggiunta di Shovel Knight come assistente come un insulto. Secondo me, mi pare che ho anche reagito in modo abbastanza esplosivo quando l'ho visto annunciato, perché è qualcosa di abbastanza sensazionale. Perché non si può fare tutto in una volta, si avanza a piccoli passi. E diciamo, la prima breccia di un gioco indipendente in Smash... Così su due piedi a pensarci è probabilmente il trofeo di Commander Video in Smash 4, ma appunto quello è soltanto un trofeo. E devo dire la verità, sono stato abbastanza relativamente triste nel vedere che non c'è uno spirito di Commander Video, quindi era davvero solo una cosa singola, unica, che è capitata puramente per caso su Wii U. Poi c'è anche Hydro Venture, mi pare, ma non sono sicurissimo che quello sia... Un gioco indipendente.
E per l'appunto, lo status di fan favorite sicuramente è riconosciuto anche da Sakurai, visto che c'è lei e un paio di altri spiriti, mi pare, della sua serie in Smash e in Ultimate. Quindi è stata votata da diverse persone. L'altro livello di merito, soprattutto in particolare per Smash, è probabilmente dovuto dal fatto che anche se i giochi non sono, diciamo, di una qualità estremamente alta, direi, non si distinguono. Distinguono particolarmente se proprio ci basiamo soltanto sulla qualità del gioco. Mi è piaciuto appunto Pirate's Curse, ma non sono eccezionali. Ci sono giochi indie più originali o con più più ambiziosi o più curati, diciamo, di Shantae. Forse perché WayForward è molto prolifico, che appunto ci sono. Non è così curato Shantae, ma secondo me dovrebbe esserlo di più, visto che è la loro serie principale circa. Almeno credo. E dove voglio arrivare con tutto questo? Ah sì, chiaramente Shantae ha il vantaggio di essere il personaggio indie legato a Nintendo. Più legato a Nintendo se andiamo indietro nella storia, in particolare, perché ha debuttato su Game Boy Color. Poi non so bene, perché sto andando a memoria, non so bene la timeline delle release come è andata, ma se non sbaglio è resuscitato su DSiWare o su DS, forse poi è continuata su WiiWare, non ricordo se Pirate's Curse originariamente era WiiWare o se appunto uscito su Wii U. Poi chiaramente è diventato anche multipiattaforma, ma l'inizio l'ha avuto su Game Boy Color, quindi c'è quel vantaggio, se volete considerarlo tale, che prima che fosse prima che esistesse il concetto di sviluppatore indipendente, Shantae era già in un certo modo legata a Nintendo. E per chi di voi la vuole, vorrei che mi diceste il perché, perché io sono una persona molto dubbiosa, e quindi guardandola è una bella ragazza, è mezza nuda e rimbalza parecchio nella sua idol animation. Non è idol come quelle che cantano in Giappone, ma IDLE, idol animation. Sì, non mi sorprenderebbe se alcuni la vogliono solo per il sex appeal. Che non è necessariamente una brutta cosa, è solo un motivo un po' squallido, ecco. Non è una grande motivazione. Ma no, se la volete, siate sinceri, non vi giudico se mi dite. Cioè, per favore, cioè, per favore, contenetevi, siate comunque civili nell'esprimervi, però. Se la volete, ditemi il perché. Perché, appunto, se dipendesse da me, non credo che la vorrei nel gioco come rappresentante degli indie. Perché, appunto, prima darei il trono a Shovel Knight, diciamo, che sì, è più recente e è diventato abbastanza subito multipiattaforma, però è molto più rinomato, molto più conosciuto. Shovel Knight è un gioco di grande qualità, e è conosciuto per, non per i crossover, ma per i cameo. E Shantae ha anche tanti cameo pure in, come si chiama, non mi ricordo il gioco, quel gioco dove controlli il carro armato, sapete quello che è, no? Diciamo che se metto Shovel Knight come una scelta di serie A per quel che riguarda gli indie, Shantae è un po' di serie B, e li metterei anche Isaac di Binding of Isaac, per esempio. Forse anche Quoth di Cave Story, ma appunto so poco su Cave Story, quindi non so se parlerò di Quoth come possibile aggiunta. Sorry, so che c'è anche un Quoth che commenta ogni tanto nei miei commenti. Sorry, non posso esprimere commenti a favore o a sfavore di quel personaggio, credo, perché so davvero poco, però boh, se volete posso tranquillamente informarmi su personaggi su cui davvero non so niente, assolutamente niente. Reimu, parlando di personaggi di cui non so niente, allora, non so perché è così in alto Reimu, ma vabbè, la lista non l'ho scelta io. Allora, Reimu Hakurei mi pare sia il suo cognome, o Hakure, viene dalla serie Toho. La cosa che conosco più di Toho è credo questa musica. Tan 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 tan
Mi pare che è di Toho. Comunque, Toho è una serie particolare perché è conosciuta qui chiaramente anche da una piccola nicchia, ma primariamente conosciuta in Giappone. Perché è una serie particolare? Perché si può considerare una serie indipendente, ma è più un open source, no, è più una open license, direi. Perché per quanto ne so, la serie ha un autore che concede la licenza praticamente a tutti e dà il permesso più o meno a tutti, o diciamo una buona parte di chi vuole farlo, di produrre un gioco della serie Toho usando i personaggi della serie Toho. Non so se hanno anche il permesso addirittura di creare personaggi. E possono creare giochi di diverso genere. Ora, i cosiddetti giochi doujin, credo. Doujin non so come si pronuncia. Quando ero giovane associavo quella parola ai manga erotici, adesso e crescendo ho imparato che si riferisce un po' a tutto quello che è basato su un intellectual property e poi viene creato qualcosa dai fan basato su di essa. E quindi esistono picchiaduro, esistono platformer, muso, esiste un pantheon di videogiochi enorme che nessuno conoscerà mai qua in Occidente di Toho. Ma credo, sono abbastanza sicuro che siano conosciuti per i giochi Bullet Hell in particolare. E Bullet Hell, se non lo sapete, boh, se avete giocato a Undertale, sapete cos'è Bullet Hell? È quando è praticamente, lo dice la parola, inferno di proiettili. Voi siete una piccola navicella contro un casino di nemici e a più riprese il gioco riempirà l'intero schermo di proiettili e voi dovrete sopravvivere e nel contempo sconfiggere gli avversari. Ora, mi pare che ho detto durante le tre o prima delle tre quando feci il DLC Kill Festival che includeva Reimu, mi pare, e che era il personaggio che volevo meno di tutti. È probabilmente, possibilmente ancora vero, perché davvero è interessante, ma non so, è su una linea particolare che non so se, appunto, non so come funzionerebbe la sua entrata in noi? Sarebbe particolare. Di sicuro rappresenterebbe un lato del game development e un genere non molto gettonati, non molto conosciuti. Quello è il suo vantaggio, se non altro. A livello di merito, appunto, non mi esprimo troppo perché non so se ce l'abbia effettivamente. So che ci sono dei giochi di Toho su Switch, ma la regola, tra virgolette, di devi avere un gioco su console Nintendo per entrare in Smash. Non l'ho mai considerata tale, almeno dopo Cloud. Ho detto no, cioè basta. Non esiste quella regola. Sì, Cloud era in Chain of Memories, lo so, whatever. Non è importante, non è, chi se ne frega, non è importante. Davvero, credetemi. Cioè, può aiutare, ma ok, è importante, ma non è necessario. Non è assolutamente necessario. E sono dell'idea che un gioco non fa la differenza della tua possibilità di inclusione o meno in Smash, ecco. Fan favorite, appunto, è arrivata in alto in questa votazione. Dei fan ce li ha. I fan. Toho mi sembra quel tipo di community che diciamo resta un po' in sordina, non ti accorgi che esiste, ma poi salta fuori dai boschi quando effettivamente serve supporto per la serie o per, in questo caso, il personaggio. Quindi, boh, convenienza. Se davvero il tizio concede la licenza a chiunque, e scusatemi appunto se non sono super informato, ma se questi video fossero fatti in maniera più professionale, non di getto, magari aprirei la wiki e ricercherei per ore e ore. Ma vi sto dando le mie opinioni proprio a caldo, appena vedo i nomi. Appunto, se non almeno, al di fuori di casi speciali. Convenienza, appunto, potrebbe essere molto conveniente, potrebbe appunto essere quasi gratuita la cosa. Resterebbe il fatto che per l'appunto nessuno la conosce, cioè,
Nessuno la conosce, non è vero, perché sarebbe come dire che nessuno conosce Terry. Ma non so se farebbe il botto che hanno fatto altri personaggi, ecco. Ma ho detto che non parlo di business, quindi. Il potenziale da Moveset è forse la cosa che mi interessa più di tutte. Perché sarei curioso di vedere come rappresenterebbero un personaggio di un Bullet Hell in Smash. Letto, non hai mai giocato contro Richter o Duck Hunt? Quello è già abbastanza un Bullet Hell. È quello che mi spaventa, forse. Già i personaggi con due o tre proiettili sono oppressivi, figuratevi un personaggio il cui intero moveset magari è basato su quello. Ma appunto, immagino che Rimu sia stata usata in varie altre in vari altri generi, nelle sue varie incarnazioni, quindi ha più, diciamo, più fonti da cui prendervi il suo moveset. E boh, questo è il massimo che posso dire sul personaggio. Scusatemi se è stato molto confuso, ma appunto, non avrebbe il mio voto, non credo che aggiungerla sarebbe un'idea particolarmente buona o vantaggiosa, però boh, se riescono. La cosa che mi piace di più in Smash è quando non solo quando un personaggio è ben rappresentato, nel senso che rappresenta bene le sue origini nel suo moveset, ma quando in qualche modo il moveset del personaggio è basato su un'idea ben precisa, che magari fa riferimento non solo appunto alle sue mosse visivamente, ma al playstyle che avrebbe quel particolare personaggio. Oh, è difficile da spiegare, ma il primo esempio che mi viene è King K. Rool. Di recente ho scoperto il canale di Relaxalax, no? E lui fa dei video sulle origini dei moveset che non mi soddisfano completamente, se devo essere sincero. Preferirei un video più ordinato invece di un video con delle battute. Le battute sono divertenti, quindi non mi lamento. Però, sì, appunto, preferirei un video più ordinato, che va più nel dettaglio e magari rischia di essere un po' più noioso, ma quello sono io, sono gusti personali. Ma appunto, parlava di come il moveset di K. Rool e il motivo per cui è low tier è perché praticamente il suo design è interamente basato sul fatto, che è un boss, quindi le sue mosse sono lente, magari ti fai fregare da un K. Rool inizialmente, ma come fai per un boss, come fai per K. Rool appunto nel suo gioco, una volta che hai imparato il pattern, una volta che hai imparato i suoi punti ciechi e le mosse che lo lasciano, le mosse che lo lasciano esposto, ne ha davvero tante, diventa facile da battere, appunto. O qualcosa del genere, rappresentare l'intero genere Bullet Hell nel suo moveset sarebbe interessante, anche se forse la renderebbe top tier, perché vorrebbe dire finché la schivi tutto va bene, ma se vieni colpito muori in un colpo, non lo so. Sarebbe interessante, senza dubbio, però non so se sono disposto ad avere un personaggio così poco conosciuto. E che non mi dice niente personalmente, solo per sperimentare quel particolare feeling, ecco. Andiamo avanti col Doomslayer. Allora, Doom, se ho ben capito, il Doomslayer è il protagonista di Doom, del nuovo Doom e di Doom Eternal, mentre il protagonista dei vecchi Doom si chiama Doomguy, quindi è un personaggio diverso. Appunto, so abbastanza poco sui nuovi Doom, ho più familiarità con quelli vecchi anche se non ci ho mai giocato, ma da quel che ne so, in fatto di merito certamente meriterebbero, anche se ho dei sentimenti contrastanti nei confronti di Bethesda, soprattutto negli ultimi anni, ma Doom e Wolfenstein sono praticamente i giochi che hanno dato origine. Ok, non voglio dire corbellerie, sennò dopo mi fustigano. Ma mi pare, asterisco, mi pare che siano stati praticamente i due giochi che hanno dato origine o creato il fondamento per il genere dei first person shooter, o almeno erano i giochi del genere più famosi e che hanno reso popolare il genere. Almeno credo.
Quindi da quel punto di vista, a livello di merito, a livello di storia e soprattutto il fatto che uscivano su console Nintendo, e tutt'oggi, diciamo, Bethesda quel che è brava a fare è rispettare il suo passato, a parte quando non fa Fallout 76, no, cerca di rispettare il suo passato modernizzandolo al contempo le serie, quindi diciamo che Doom e Doom Eternal, si spera Doom Eternal, rispettano i fan vecchi della serie, ma fanno comunque piacere ai fan nuovi. Soprattutto in quello, soprattutto in Eternal, ho visto che ci sono dei power-up che sono, che mi pare non ci fossero nel primo, ma appunto non sto andando a memoria, guys. Queste sono le mie opinioni da ignorante. E appunto a livello di merito io penso che ci saremmo, a livello storico, a livello di merito, senza dubbio il Doomslayer meriterebbe. Fan favorite? Lo è abbastanza? Questo posto è sotto Remo? Sorry. sì, è interessante perché non so da dove è nata questo amore. Questa idea di aggiungere il Doomslayer in Smash, forse proprio dal fatto che appunto Doom è una serie classica che esiste da sempre. Convenienza? Non so come fare a fare con Bethesda, devo ammetterlo. Non so, io credo dall'atteggiamento che dimostrano, sono abbastanza sicuro che non ci sarebbero troppi problemi, basterebbe chiedere. L'unico vero problema sarebbe la violenza, che non so se è un grande problema, perché se pensate a Mortal Kombat, quello sì, quello, in quel gioco la violenza è fondamentale, assolutamente fondamentale, perché letteralmente ogni cosa che fai, ogni cosa che i personaggi fanno in Mortal Kombat crea del sangue, e lo fa anche il Doomslayer, solo che lui suppone che ha il vantaggio di usare armi da fuoco, anche non solo. Anzi, il modo, mi pare che nei Doom moderni il modo migliore di far fuori i nemici è proprio usare gli attacchi fisici. Anche perché no, anche per gestione dell'inventario dei proiettili e tutta quella roba lì. Però io credo che un moveset lento e brutale si potrebbe rendere tranquillamente in Smash, anche senza appunto spargimenti di sangue, che appunto non potrebbero applicare in nessun modo. Vedete lo smash finale di Joker rimpiazza il sangue con le stelline. Ma comunque, esempio Ridley, trovo che non sono al 100% contento col moveset di Ridley, però mi piace parecchio. Il Bingju è bestiale e in generale i suoi versi sono consoni, sono perfetti per Ridley e danno quest'idea di una bestia assassina. E credo che lo stesso si potrebbe fare con il Doomslayer. Voglio dire, con gli effetti sonori giusti, magari presi direttamente dal Doom originale, con gli effetti sonori giusti, le movenze giuste, e beh, la soundtrack giusta nel suo scenario, nel suo possibile scenario, si potrebbe tranquillamente, credo, rendere l'idea del Doomslayer in Smash. Non so se potrebbero farci il giro con del sangue verde o qualcosa del genere, ma appunto, non aspetta né nel caso del Doomslayer né nel caso di Scorpio, non aspettate i test che volano, o come in quei video parodie che fanno ogni tanto, super violenti basati su serie Nintendo per fare. Ah, guarda, Mario si droga, o Donkey Kong ha una banana nel sedere, non lo so. Ma appunto, sono decisamente curioso di come lo renderebbero. Potenziale da moveset, non mi esprimo, perché non so tutto quello che può fare, ma sarebbe abbastanza diverso da Snake e Samus, immagino, cioè, solo perché hanno entrambi il visore, non penso che siano identici. Ma decisamente sarei interessato a vedere come lo rendono. Non sono appunto un fan di Doom, mai giocato, ma se riuscissero a creare un personaggio che appunto come credo si faccia in Doom, combina bene il fuoco da lontano con un avvicinarsi per dare i colpi di grazia, non so, sembra il personaggio che mi piacerebbe usare personalmente. Lento e brutale, però si vedrà per l'appunto.
se faranno mai affari con una compagnia occidentale che non sia Microsoft. Heavy, oh God. Perché questi? Non so niente di questi. Allora, Heavy Weapons Guy, no? The Team Fortress 2. Questo deve essere un meme. Come on. È perché io penso, almeno da ignorante quale sono, io penso, se vuoi qualcuno da Valve, perché non qualcuno da Portal? Si chiama Chell, no? La ragazza, la protagonista di Portal, perché non lei? Portal è il gioco di Valve più famoso. C'è Dota, lo so, però. Però non so, Portal è un gioco particolare che parlando soltanto di giochi single player è sicuramente unico e ha lasciato il segno. Ah boh, poi c'è, sì, chiaro, c'è anche Half-Life, ma di quello lasciamo perdere. Ma no, appunto, perché proprio Team Fortress? Perché è popolare, chiaro? E Levi è credo la classe, il personaggio che conosce più gente, perché ha quella voce divertente. Engineer, help me, non so. Avevo visto qualche video 10 anni fa. E so che non è morto neanche adesso, anche se è stato un po' sommerso dal tempo e da Overwatch e da altri tipi di concorrenza. Letta, io ci gioco ancora ogni weekend, i server sono strapieni. Mi fa piacere, ne sono convinto. Appunto, io parlo da persona esterna. Io non vado molto a cercarmi queste cose, sono più uno che le assorbe per osmosi, se le vedo scritte in giro o da qualche parte su qualche message board. Che è un modo un po' limitante di guardare la cosa, ma è anche un modo di darvi la mia opinione da persona esterna, appunto, che bazzica in internet, ma che non è super adepto, e quindi vi posso dare la mia prospettiva su quanto impatto avrebbe tal personaggio. Questo sì, sorprenderebbe un sacco di persone, Heavy Weapons Guy. Ma perché? Io non, sinceramente non ce li vedo, non intendo fare affari con Valve. Non lo so, man. Non. A livello di convenienza, io penso che ci sarebbero dei problemi. E penso che non. Guardate, sono pronto a scommettere che non ha 0% di chance, Heavy. Ok, 1% perché tutti hanno 1%, ma. Davvero, fan favorite non so se lo sia, magari lo è all'interno appunto, fra le classi di Team Fortress, magari è il più popolare, non necessariamente da usare, ma per fare riferimenti, sketch, meme e tutte quelle robe lì. Merito ne avrebbe? Ni? Voglio dire, ha avuto il suo periodo di gloria, Team Fortress? Tipo 10 anni in cui spopolava? Quanto Minecraft quasi? Non lo so, non mi convince. Non mi convince. Potenziale da moveset. Ha già lo smash finale pronto perché ha l'ultra mossa, come si chiama poi il. Ubermensch. Non so come si chiama la mossa speciale in Team Fortress. Ubercharge? Può darsi? Comunque, non mi convince, devo ammetterlo, non mi convince questa scelta, non la farei e non. La vedo molto, molto, molto improbabile. Se volete giocarlo in un altro gioco, c'è in Sega All Star Racing sul PC, se non sbaglio. Dixie Kong, ok, persona. Ok, Dixie Kong, facile parlare di Dixie Kong almeno. Echo di DD, voilà, andiamo avanti. No, scherzo. La mia domanda è questa: perché i fan vogliono Dixie Kong? È per un senso di completezza? Per avere i personaggi più ricorrenti della serie di Donkey Kong giocabili con Donkey, Diddy, K. Rool e Dixie? Non lo so, onestamente. Credo che sia quello. E il fatto è questo: una volta che ipoteticamente mettono Dixie, vuol dire che la gente vorrà poi Cranky Kong, perché è giocabile in Tropical Freeze. E sinceramente io ci vedo più lui con un moveset interessante, però magari sono di parte. E beh, a livello di merito,
ce l'avrebbe, secondo me. Abbastanza. In un gioco salva Donkey Kong e Diddy, no? Anzi, in un gioco salva Donkey Kong assieme a Diddy. E nel terzo Donkey Kong Country salva Donkey Kong e Diddy assieme al grosso bebè che nessuno vorrà mai in Smash, credo. Kid Kong. Poi è giocabile, credo, anche in... È giocabile in Donkey Kong 64? Mi sa di no. Fan favorite, a quanto pare. L'ho vista menzionata molte volte, anche se appunto più spesso come eco di Donkey Kong. Convenienza, non ci sono problemi. Potenziale da moveset, qua un po' casca l'asino, trovo, perché non so veramente cosa farebbe. Ha una pistola che spara gomma da masticare, se non erro. Ha la sua coda di cavallo con cui può volteggiare e potenzialmente attaccare. Quel che penso io onestamente è che se dovessero metterla sarebbe un po' come Fuffy, sarebbe un semiclone circa di Diddy Kong, non un eco, ma prenderebbe in prestito della roba da Diddy Kong, secondo me, se la mettessero. C'è il suo costume, anzi c'è il suo cappello in Smash Ultimate come costume, quindi... Riconosciuta la sua popolarità in un certo senso, e voglio dire, sarebbe innegabile, c'è anche il suo trofeo in mele, è uno dei Kong più popolari, e dei personaggi di Donkey Kong rimasti, probabilmente sì, lei o Cranky sono gli unici possibili. Beh, c'è Funky Kong, ma lui... Beh, ok, no, non è vero! Funky Kong è più o meno sullo stesso piano di... Se non sbaglio ce l'ho in questa lista, Funky Kong, da qualche parte, no? Ok, non ce l'ho, però parlo anche di Funky Kong, già che ci sono, brevemente, perché vale più o meno per tutta la stessa roba per lui. L'unica differenza è che non è stato giocabile fino a Tropical Freeze per Switch. Nella serie mainline, se non sbaglio, non era giocabile neanche in Donkey Kong 64. Ha il vantaggio di essere stato in Mario Kart Wii, dove era popolare perché era broken. Quindi magari quello gli aiuta la popolarità, perché molta gente ha comprato Mario Kart Wii, e molto tanto so che non si può dire, ma è solo per enfatizzare davvero le vendite del gioco. Sorry, l'ho detto in modo strano quello. Comunque sì, Dixie, non una priorità secondo me. Soprattutto per questo gioco, penso che la serie Donkey Kong è a posto per un po'. Però se dovessero aggiungere qualcun altro della serie, probabilmente si sarebbe lei o Cranky, credo, o Pauline, se conta come personaggio di Donkey Kong, perché ha avuto origine in Donkey Kong, ma anche Mario ha avuto origine in Donkey Kong e quello è tutto un casino suo. No, c'è lo spirito di Pauline in Smash, vero? Ed è categorizzato sotto Mario, credo, non sotto Donkey Kong. Ma appunto Cranky avrebbe il vantaggio che è il Donkey Kong originale. Dico solo questo. È l'originale. Era lui, eh? Era lui. C'è solo scenario. Come on, man. Cranky. proseguiamo. 2B. Aiuto. Aiuto, mamma. Non so niente su Nier. Nier è un gioco creato da Platinum. Nier Automata, nello specifico, o Automata. 2B è una robot, una cyborg, un androide. Androide, diciamo, andiamo con androide. Ho il feeling che androide è la parola giusta. Che con il suo amico 9S. Oh my god. Comunque, non ho bisogno di spiegarvi chi è 2B, credo. Alla gente piace perché ha gli occhi bendati e il sedere grosso, credo, e può farselo esplodere. no, vabbè, Nier Automata è stato appunto sviluppato da Platinum, sponsorizzato e finanziato da Square Enix. Gioco molto apprezzato, nello specifico credo per il suo metodo di storytelling e la sua musica. Merito, onestamente, se dovessi scegliere, è recente, sì, è un successo recente, quindi in quel senso un merito ce l'ha.
ed è già stata messa in Soul Calibur 6, se non erro. Quel tipo di merito, sì, c'è. Ha resuscitato la sua serie, cioè il gioco ha resuscitato la serie Nier, migliorando praticamente sotto ogni aspetto l'originale, che appunto era stato fatto completamente da Platinum, se non erro. Anzi no, non c'era proprio Platinum di mezzo, era quello il problema. Ora che è Automata a Platinum che gestisce il gameplay, e quindi è uscito qualcosa di giocabile e apprezzabile, che quindi si abbina meglio alla storia e non la, diciamo, non la rovina con gameplay a malapena godibile. Fan favorite? Sì, sono tante fan art di 2B. E non voglio mettermi a dubitare che ogni personaggio femminile la gente lo vuole per le tette o per il sedere. Ma di certo mi viene da pensare. No, vabbè, a differenza di Shantae, che appunto mi lascia un po' in dubbio, 2B avrebbe il suo perché per essere giocabile. Convenienza. Square Enix è Square, no? Quindi solito discorso di Square. C'è anche Platinum di mezzo, ma Platinum non credo abbia problemi, e a dire il vero non credo abbia proprio, non potrebbe dire niente, decide tutto Square per 2B, almeno credo. Potenziale da moveset credo che ce l'abbia. Si ritorna un po' a Remo, perché se non sbaglio il gameplay di Nier Automata, ci sono, come in altri giochi Platinum, ci sono delle sezioni dove il gameplay varia parecchio. So che ci sono durante le battaglie delle sezioni dove hackeri i nemici. Quello potrebbe essere uno smash finale un po' particolare, forse. Ma chi hackera Yoshi? Ah, le tasse! No, comunque. Il gameplay è un misto fra il gameplay, diciamo, action classico di Platinum, dei character action game con Bayonetta, e un bullet hell di cui ho parlato prima per Remu. Quindi di per sé ci sarebbe un vantaggio da quel punto di vista, perché di già Nier Automata ha applicato il genere bullet hell a qualcosa di diverso. Ora si tratterebbe di prenderlo da lì e di adattarlo al 2D. Potrebbe funzionare. Ha una spada e ha un coso, come dire, un satellite, un'opzione, o più anche, credo, può averne di più, con cui spara di continuo. Non so, sarebbe forse un problema. Potrebbe essere una specie, è che immaginare Rosalinda con la spada, con lo sfavillotto che spara di continuo, è una cosa terrificante che non voglio in Smash. Vi immaginate? Ok, forse si può fare se il tra virgolette sfavillotto, i suoi colpi non smuovono il nemico. E sarebbe comunque complicato da gestire, perché dovresti sparare di continuo con non so che tasto, magari B. Sarebbe interessante, senza dubbio. Uno spadaccino con uno sfavillotto laser. Comunque mi fa un sacco di paura. Mi è venuto quasi un brivido solo a pensarci. Comunque sì, 2B. Questo è quello che penso. E la musica è bella, quindi sarebbe figo averla in Smash. Hollow Knight. Avete paura degli spoiler? Nah, vabbè, vi dico solo che Hollow Knight non è il nome del protagonista di Hollow Knight, ma fa niente, lo possiamo chiamare così. Ho giocato Hollow Knight e l'ho finito. Non voglio dirvi cosa ho fatto in Hollow Knight, perché dopo mi giudicate un casino, ma non ho fatto il 100, cos'è, 112%, non ho battuto il vero boss finale, però ho fatto più o meno tutto il resto. Quindi, beh, questo, ora potete dirmi fuck you Lethal, non sei un vero fan di Hollow Knight. Com'è la mia storia con Hollow Knight? L'ho preso perché il protagonista era carino, e solo per quello, proprio pura estetica, puro reazione superficiale da parte mia. E beh,
sono stato molto felice. Non penso di esagerare quando dico che è probabilmente il gioco indipendente a cui ho giocato più curato di tutti, il più curato che abbia mai visto. Appunto c'è una cura incredibile dietro a questo gioco, dietro agli anche solo gli effetti. Io sono un maniaco degli effetti sonori e quelli di Hollow Knight sono abbastanza top tier, escluse le seghe circolari. Quelle possono andare a fottersi. Appunto è un gioco molto curato su tutti i piani. Ad alcuni può non piacere, però appunto molto unico, molto un'esperienza particolarmente libera e bilanciata, è un modo che posso usare per descriverla. Ha il vantaggio di essere un action platformer, e Smash è per metà un action platformer, quindi siamo già lì in un certo senso, ma non saltiamo i punti, ma non saltiamo di palo in frasca. Merito: è recente, è di successo, c'è un sequel in arrivo, ma se volete dirmi Lethal secondo me non merita più di Shantae, probabilmente avete ragione. Non ha grande storia dietro, è solo appunto il fatto di essere recente a spingerlo avanti. Chi ci può dire che fra 5-10 anni sarà ancora così riverito? Probabilmente lo sarà, perché appunto è davvero un bel gioco. Molto soddisfacente da giocare, è il miglior modo in cui posso definirlo. E non soddisfacente, perdi 800 volte da un boss, cioè c'è quella parte, ma io non l'ho toccata, quella parte del gioco, e comunque me lo sono goduto tantissimo, è stato bellissimo. Anche senza soffrire per ore nello stesso punto. È molto più grande di quel che sembra. E capisco perché è diventato un fan favorite il personaggio. È più il gioco che il personaggio, un po' come Minecraft, solo che a differenza di quello, appunto, il personaggio è sempre quello, e indubbiamente vi resterà in mente il suo aspetto, con la sua testa è un dente a testa in giù, no? Praticamente. Convenienza: non penso ci siano problemi, se vogliono lo chiedono, ce l'hanno. Voglio dire, se non erro è uscito per primo su Switch Hollow Knight, e se non è uscito prima su Switch è la prima console casalinga su cui è uscito. Sì, sono sicuro, c'era su PC c'è stato per un po', anzi non dire, adesso questo lo guardo, perché ok Vicky, ok Cortana non mi risponde, Cortana mi ignora da mesi ormai, la nostra relazione è a pezzi, però voglio davvero vedere. Perché mi pare che è uscito prima su Switch, però... Ok, avevo ragione! È uscito su Switch prima delle altre console, a parte PC, ok, ci sono. Wow! Quasi un anno dopo, però? Brutale. Comunque, cosa sto dicendo? Appunto, convenienza, non penso che il Team Cherry sia abbastanza... non dico legato a Nintendo, ma si fidino, hanno trovato successo su Switch, ovviamente... E ha avuto un bump di popolarità quando è uscito su Switch, e Silk Song anche penso che succederà qualcosa di simile, uscirà su PC e su Switch inizialmente e poi sulle altre console, ma non lo so. Potenziale da moveset, se avete giocato il gioco e non ho parlato del potenziale da moveset di Shantae, ora realizzo. Ma è più o meno come quello di Hollow Knight, nel senso, andando avanti nel gioco otterrete varie abilità, varie magie, varie tecniche che possono essere implementate tranquillamente in Smash, perché appunto entrambi i giochi hanno il vantaggio di essere già in 2D e già più o meno action, e quindi metà del lavoro in un certo senso è fatto. Probabilmente è impossibile, ma se in qualche modo, se mai dovesse entrare in Smash, riuscissero a mantenere gli effetti sonori di Hollow Knight anche nella sua incarnazione ipotetica in Smash, per me sarebbe un bijou, perché davvero adoro quegli effetti. E non so, cioè il mio gioco indie preferito penso che rimane Undertale, ma appunto davvero molto curato, e non so perché, sorry, sto parlando più del gioco che del personaggio, ma...
È quello che penso. Cioè, è tutto, in questo caso penso che sia tutto desiderio personale e potenziale da moveset per me. Non so se ha tutto il merito, però il fatto di essere così recente, un successo così recente, di certo lo aiuterebbe. Allora, il prossimo è Arle Nadia, non so bene come pronunciare il suo nome, ho dovuto controllare se era un'altra tipa di Toho, ma no, ero abbastanza sicuro che si trattasse della ragazzina di Puyo Puyo Pop. Cos'è Puyo Puyo Pop? È un puzzle game, direi, come posso descriverlo, sulla falsa riga di Tetris o Tetris Attack forse, o Panel de Pon anche. Dove, beh, invece di fare Tetris, semplicemente si collegano le bolle di diversi colori per eliminarle, fare combo. E diciamo, prima di fare questi puzzle scegliete un personaggio e ogni personaggio ha le sue diverse abilità che possono appunto riorganizzare la finestra dal vostro lato oppure incasinare il puzzle dell'avversario, roba del genere. E... beh, non so come mai la gente la desideri così tanto, però la serie Puyo Pop credo sia ancora abbastanza viva al giorno d'oggi, rilasciata da Sega, ne è uscito uno su Switch, no? Addirittura in collaborazione con Tetris. Non saprei davvero dove metterla a livello di merito, perché sì, è ancora viva la serie, ma non saprei. Il fatto è questo, ho citato Panel de Pon e Tetris Attack, credo che se mettessero un personaggio del genere probabilmente sarebbe Lip. La ragazzina vestita di rosa, la cui arma è uno strumento in Smash, quello che vi mette il fiore in testa. Quindi sì, penso che avrebbe lei la precedenza, in un certo senso, anche se chiaramente non è proprio la stessa cosa. Che sia un fan favorite o meno non ne ho idea, la vedo saltuariamente nei risultati delle votazioni, se devo essere sincero vedo Reimo più spesso di lei, ed è forse per questo che in questa particolare votazione è più in basso della ragazzina. Non ho mai detto così tante volte Reimo e non lo dirò mai più in un lasso di tempo così breve. Convenienza, non penso che ci sarebbero problemi. Sega, quindi no problem. Potenziale da moveset, ecco qua. Allora, il motivo per cui la vogliono penso che sia perché perché forse ha più chance di Tetris Man o blocco di Tetris. Sì, devo fare gli spiriti di Tetris su Smash, ora che ci penso. Comunque, è per quel motivo credo che la gente la vuole in Smash, perché è una ragazzina carina, I don't know. Non ha niente di fuori, è una bambina, stop it, non è come Shantae 2B. Sì, potenziale di moveset ne avrebbe di certo, perché ho aperto la wiki prima e ha tipo una lista di poteri inimmaginabile. che potrebbe utilizzare, sarebbe, sì, come sarebbe interessante avere i blocchi di Tetris come giocabili, magari alcuni li troverebbero noiosi, questo sarebbe una buona, lei sarebbe una buona alternativa, perché appunto tutti i suoi attacchi probabilmente sarebbero dedicati a creare delle combo di colori per infliggere più danni al nemico. Così su due piedi mi viene da pensare una specie di... sarebbe un personaggio abbastanza complicato da usare, immagino, se vogliono farlo proprio fedele all'originale. Probabilmente la sua mossa con B o una delle sue mosse speciali sarebbe appunto lanciare, sparare una bolla di un colore oppure diverse bolle di un colore, e questa rimarrebbe appiccicata all'avversario un po' come l'inchiostro dell'Inkling. E creare una combo dello stesso colore su un avversario in un lasso di tempo relativamente breve crea, che ne so, un'esplosione oppure
se non sbaglio, in Panel de Pony Tetris Attack, quando fai un Tetris o fai una combo molto lunga, all'avversario arrivano dei blocchi di spazzatura, si dicono, sono quei blocchi che sono molto difficili da eliminare oppure impossibili da eliminare, quindi devi tenerteli e basta fino alla fine della partita, sono un handicap. E quindi in qualche modo creare le combo addosso all'avversario creerebbe questi blocchi che gli cadono addosso, gli si applicano addosso e gli rallentano i movimenti. Vedete, pensando, diversi di questi moves sono potenzialmente fighi anche solo pensandoci, perché è bello volare con la fantasia, anche se poi nella realtà non tutti questi concetti complicati sono realizzabili in Smash. Ma sì, interessante, se non altro, interessante. Vedendo com'era fatta, non mi convinceva molto, ma pensandoci, proprio mentre ne parlavo con voi, mi è venuta un po' la scintilla. Non le lancio il mio supporto dietro, ma sarebbe appunto interessante. Bene, è passata un'ora quasi. Sì, è un po' più da dire sul prossimo personaggio, quindi beh, per ora mi fermo qui, vi ringrazio per l'attenzione, e la prossima volta inizierò parlando di Travis Touchdown di No More Heroes. Correggetemi pure se volete, fatelo in modo rispettoso. Grazie dell'attenzione, alla prossima, bye bye.